Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi voglio realizzare assieme a voi un burro vegetale autoprodotto. Per quale motivo? Perché sì, esistono già in commercio una serie di margarine 100% vegetali, c'è il burro di soia e quant'altro, però se ben andiamo a guardare gli ingredienti di questi prodotti ci accorgiamo che c'è anche l'olio di palma. E come forse molti di voi già sapranno, l'olio di palma è un burro vegetale a basso costo, ampiamente utilizzato dall'industria alimentare, ma ad alto, altissimo impatto ambientale. E è causa di impoverimento, di sboscamento, deforestazione, quindi anche morte per tanti animali che popolano le zone interessate dalle coltivazioni di palma da olio. E da questa esigenza nasce proprio la nostra ricetta. Adesso andiamo a vedere come realizzarla. Allora, partiamo dagli ingredienti, dicendo che naturalmente ci sono già tante versioni, anche in rete, di margarine vegetali o burri vegetali autoprodotti, quindi gli ingredienti possono variare da versione a versione. Quelli che andiamo a usare noi sono 1 litro di latte di soia. Partiamo da questo, specificando che deve essere, ed è molto importante, un latte di soia naturale, senza zuccheri o sale aggiunti e con una percentuale di soia di almeno l'8%, altrimenti può far fatica a cagliare. Poi 4 cucchiai di aceto di mele, mezzo cucchiaino di sale, 150 g di olio di cocco, 2 cucchiai di olio di girasole, volendo possiamo sostituirlo con l'olio di soia, nel nostro caso però appunto usiamo quello di girasole, e un cucchiaino di lecitina di soia. Come vedete, ho messo il latte di soia in una pentola sul fuoco e vado a portarlo quasi a ebollizione, la temperatura è di circa 80 gradi. Direi che ci siamo, per cui spegniamo il fuoco e aggiungiamo 4 cucchiai di aceto di mele. Come vedete, dopo pochi secondi si stanno già formando i fiocchi, quindi il nostro latte sta cagliando. Adesso che ha cagliato, adagio i fiocchi in uno scolapasta in modo da separare il siero dai fiocchi. Ora sciolgo la lecitina di soia in un cucchiaino di acqua tiepida. Ho trasferito la lecitina di soia in un contenitore a bordi alti. Ora unisco i 150 g di olio di cocco, 2 cucchiai di olio di girasole, 1/2 cucchiaino di sale e i fiocchi di latte di soia che avevamo cagliato. A questo punto mi aiuto con un frullatore a immersione e inizio a frullare fino ad ottenere la consistenza di una sorta di panna vegetale. Ecco, questo è il risultato che ottengo dopo aver frullato tutti gli ingredienti. Ora verso il composto in un recipiente di vetro quadrato, possiamo fare anche rettangolare a seconda della quantità che otteniamo, in modo da dargli la classica dimensione, la forma del panetto. Copro con la pellicola e pongo in frigo a solidificarsi per almeno 6 ore. Sono trascorse le 6 ore di frigo, quindi il composto si è solidificato e abbiamo pronto il nostro burro vegetale autoprodotto. E questa è la consistenza, come vedete, quindi è molto morbido, spalmabile, lo possiamo usare poi anche per realizzare dei dolci. E per accelerare i tempi possiamo anche decidere di fare un'oretta di congelatore. Comunque ci accorgiamo che è pronto quando otteniamo proprio questa consistenza non troppo solida, morbida, però comunque è compatta.
Eccolo qui, il burro vegetale autoprodotto, senza olio di palma, molto importante, quindi assolutamente 100% vegan e senza crudeltà. Con questo burro poi andremo a realizzare le nostre prossime video ricette, dolci, ma perché no, anche salate. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!